qui dallo studio stand dalla Fiera del Mediterraneo Expo Cook 2023 e continuiamo il nostro pomeriggio insieme ad altri amici, insieme ad altri ospiti, e comincerei proprio con Giuseppe Russo, il docente Domenico Miragliotta, Eleonora Antonucci e Francesco Citto. Buon pomeriggio e bentrovati. Buon pomeriggio. Allora, partirei proprio da Giuseppe Russo, che insomma è un biologo ricercatore per un ente regionale. Giuseppe, di cosa ti occupi in particolare? Io mi occupo, sono Giuseppe Russo, mi occupo per il consorzio di ricerca Gianpietro Ballatore, che è un ente regionale, di studiare il mondo del grano. Oggi sono qui ad accompagnare due classi dell'Istituto Tecnico Superiore Fondazione Albatros, con due gruppi di ragazzi che hanno come obiettivo quello di diventare degli esperti professionisti che si vogliono inserire nel mondo della promozione e della valorizzazione dei prodotti tipici e dell'agroalimentare. Quindi il nostro grano siciliano, tu che sei un ricercatore biologo, come sta? Il nostro grano siciliano sta bene, ma non da adesso, perché lo coltiviamo da migliaia di anni. Noi stiamo portando avanti tutta una serie di percorsi di valorizzazione che vanno dalla certificazione della qualità, alla blockchain, anche alla valorizzazione dei grani antichi, alla certificazione dei grani antichi. E soprattutto negli ultimi anni stiamo cominciando a mettere il naso nella genetica dei grani, per cercare di capire se nei geni del grano siciliano esistono delle molecole poi che possono esprimere valori aggiunti dal punto di vista della sostenibilità ambientale o della nutrizione. Beh, con il nostro clima, con insomma la brezza marina, è uno dei punti di forza. No, è uno dei punti di forza, perché noi produciamo il grano più secco d'Italia, che è praticamente un grano che ha un basso rischio di contaminarsi con muffe produttrici di sostanze tossiche che si chiamano micotossine. Nel grano siciliano questo rischio non c'è. Meraviglia, bellissimo. Meraviglioso, sì. Allora, passerei la parola al professore, al docente Domenico Miragliotta dell'Istituto Tecnico Superiore Fondazione Albatros di Messina. Buon pomeriggio, ben trovato. Buon pomeriggio a tutti. Ecco, di cosa vi occupate principalmente come attività, insomma, di formazione? L'Albatros ha sede principale a Messina, ma ha diverse sedi nella provincia, tra cui Barcellona Pozzo di Gotto, appena insomma sta per iniziare un corso e patti. Fondamentalmente si occupa di tutto quello che è il comparto agroalimentare, la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari messinese, ma io direi siciliani. La Sicilia è una terra ricchissima di spunti, per cui il lavoro non ci manca e proviamo a trasferire competenze e passione ai nostri allievi, che sono la parte più importante del nostro percorso. Abbiamo anche una rappresentanza dei vostri studenti, fondamentalmente sono Eleonora e Francesco, bentrovati, buon pomeriggio. Ecco, quali sono le vostre prospettive future, le vostre prospettive lavorative, grazie anche alla Fondazione Albatros, alla vostra scuola che in qualche modo insomma vi sta formando non solo come professionisti ma anche come il futuro di questa terra? Sì, allora l'Albatros, essendo che comunque è un percorso molto completo, cioè ci sta preparando sia teoricamente che proprio grazie ai laboratori praticamente, le prospettive non sono poche, perché essendo che appunto è un percorso completo tu puoi scegliere in quale parte di questo settore specializzarti. Ad esempio a me interessa molto il settore più industriale, ecco, non proprio della cucina vera e propria, ma magari di gestire aziende, industrie e tutto questo reparto qua. E invece Francesco? Sì, esatto, come ha detto bene la mia collega, abbiamo la possibilità grazie all'Istituto Albatros di aumentare il nostro bagaglio professionale anche attraverso visite come questa di oggi qui all'Expo Cook, e anche con le visite aziendali, no, ci dà la possibilità di entrare in contatto ancora di più col mondo del lavoro professionalizzante. Grazie ad Albatros. Ecco, ma il tuo obiettivo qual è? Cosa vorrai fare da grande? Andiamoci così. È una cosa che chiediamo anche agli ottantenni. Cosa vuoi fare da grande? Perché non si finisce mai di crescere, di imparare, soprattutto di sognare. Ma disgraziatamente sono già adulto, diciamo così, e lavoro nella ristorazione. Però, come dicevo poco fa, Albatros amplia il mio bagaglio e mi fa affacciare, diciamo, al futuro, dato che parli di futuro, con maggiore fiducia, grazie alle competenze che stiamo acquisendo. Quindi, come ha detto bene la mia collega, possiamo far parte di circuiti importanti, professionalizzanti, grazie anche ai nostri docenti. Grazie Francesco, tornerei con il microfono a Giuseppe Russo da Messina a Palermo per qualche giorno qui a Expo Cook 2023, ecco, che esperienza è stata? No, devo dire che c'è un'atmosfera molto interessante e frizzante, vedo tanto caratteristico della filiera agrofood italiana, ho visto grossi nomi, grossi brand nazionali, e questo è un indicatore molto interessante, ho visto anche dei brand siciliani, devo dire pochi rispetto a quello che io mi aspettavo.
tray. Quindi forse un piccolo indicatore, un piccolo segnale, cerchiamo di investire più anche noi siciliani nella promozione, nella comunicazione in queste fiere che ci proiettano verso il consumatore. Giuseppe, noi siamo qui come televisione dei siciliani, abbiamo telespettatori che ci seguono da tutta la Sicilia e tantissimi da Messina, e non stiamo facendo altro che questo proprio perché crediamo nella nostra terra, nei nostri giovani, nelle nostre imprese, nelle nostre eccellenze. Quindi grazie per essere stati qui con noi, buon ritorno. Grazie a voi, grazie e a vi voi. Aspetto insomma quanto prima in studio lì da noi a Tele One, qui da noi a Tele One, proprio per raccontarci meglio.